Ebbene, siamo qui alla finalissima in programma al Fantini Club. Sta venendo la presentazione della squadra del Brasile in maglia fucsia, capitanata da Max Tonetto, ex giocatore di Bologna, Roma, Milan, Empoli, Reggiana, solo per citarne alcune. Composto a fare compagnia Eduardinho e Paraná. Poi la formazione avversaria composta dalla guest star Ruggero Rizzitelli, con la coppia brasiliana più giovane del torneo, ovvero Felipe. E adesso ve lo presentiamo, Bruninho. Questo è Felipe, che va a salutare Tonetto, Paraná e Eduardinho, e poi 5 con Rizzitelli. Adesso sta per entrare Bruninho. Eccolo qui, suo ingresso in campo tra gli applausi del pubblico. Finale che sarà diversa dalle altre partite, si giocheranno 3-7, pensate un po'. E questo è il direttore di gara olandese Gaspar, acconciatura che ricorda un po' il colombiano Valderrama per il direttore di gara. Foto di rito prima di questa finalissima, dove, ripeto, rispetto a tutte le precedenti sfide, ci saranno 3 set. Al commento Daniele Emanuele, auguro una buona serata a tutti voi all'ascolto. Per coloro che ci fossero collegati solamente adesso, ricordiamo che siamo in diretta sulla pagina Facebook Foot Volley World Stars 2018 e su PMG Sport. Squadra di Tonetto, maglia fucsia, composta da Tonetto, Paraná, Eduardinho, squadra di Rizzitelli, maglia arancione composta da Bruninho, Felipe e Ruggero Rizzitelli. Arbitro Gaspar, olandese. Qui in diretta dal Fantini Club di Serbia. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Ringraziamo anche la regia perfetta in queste due giorni di Tour de Force, davvero tanti quadrature da parte dei nostri ragazzi che ci hanno deliziato non solo nella visione di questo spettacolo chiamato football, ma anche con delle inquadrature degne davvero professionisti, che ci hanno fatto vedere anche un po' di conoscenza per quanto riguarda lo stabilimento balneare, il mare di Cervia, e coloro che sono anche curiosi di vedere qualche particolarità in più. I protagonisti in campo li avete già visti, partita iniziata da qualche secondo con Paraná, che ha provato subito a beffare il duo composto da Rizzitelli e Felipe. Tonetto a scavalcare proprio Felipe, che ha ripreso poi posizione, e il pallone poi termina sul fondo, e quindi 1-0 per la squadra di Tonetto. È pronto Tonetto alla battuta, sarà lui a riprendere il gioco. Rizzitelli, Felipe, ancora Rizzitelli, colpo di testa, Paraná in ripiego, poi Paraná, finta, si rialza e poi Scodelli però dall'altra parte. Tonetto, Paraná, ancora Felipe, Rizzitelli, Paraná, Tonetto, il pallone che non cade mai a terra, Paraná! Vincente 2-0, Eduardinho si alza dalla panchina a chinarsi davanti a questa acrobazia del compagno. Cambio di 5 con Tonetto, replay guadagnato da parte di Paraná, aiuta la regia, e adesso è proprio Max Tonetto la battuta. Eccolo qui, sta per arrivare in questo momento, parte Tonetto, Rizzitelli, Felipe appoggia proprio per l'ex bomber di Cesare Torino, pallone fuori e siamo sul 3-0. Tonetto, cambio di battute con Paraná, Tonetto sistema il pallone a terra, è pronto lui a giocarlo. Eccolo qui Rizzitelli, Felipe alza questo pallone per Rizzitelli, pallone fuori, 4-0 per i giocatori capitanati da Max Tonetto in maglia fucsia. 4-0 il parziale, vedete anche le immagini che vanno a scovare i volti dei protagonisti in campo. Ancora Tonetto, Felipe di petto, Rizzitelli ancora di petto, Felipe, tocco morbido e c'è il punto, 4-1. Eccolo qui Felipe, il replay con la deviazione vincente sotto misura di Felipe, che con Bruninho compone la coppia più giovane di questo torneo, coppia più giovane brasiliana, visto che sono tanti i brasiliani protagonisti in questo torneo. Intanto Paraná, Rizzitelli, Felipe, ancora Paraná, Tonetto,
scambio tra i due. Paranà, c'è il punto, 5-1 in compressione la squadra arancione. È pronto lui, Paranà, questa volta a riprendere il gioco, mette le frecce, aiuta a vedere proprio Paranà come ha sorpreso i due composto Rizzitelli e Felipe. Parte Paranà, primo piano per il pallone, poi Rizzitelli, Felipe, Tonetto, quasi a disturbarsi con Paranà, poi Tonetto ancora di testa, Rizzitelli recupera, poi Tonetto scambia con Paranà e poi allunga il pallone per il 6-1. Cambio campo proprio su questo punto decretato da Tonetto, eccolo qui, vedete Paranà, Tonetto, pallone proprio nell'angolo sinistro a toccare la linea, quindi pallone buono per il punto del 6-1. È pronto lui, Paranà, uno sguardo ad osservare dall'altra parte gli avversari, pallone scavalca la rete, Rizzitelli, Felipe, Tonetto di petto, scambio sempre di petto, poi Tonetto di testa, si allunga Felipe e poi sbaglia l'appoggio decisivo, 7-1. Con nervoso Felipe in questo avvio di gara, eccolo qui l'errore da parte del brasiliano riproposto dalla nostra regia, puntuale e precisa come sempre. Parte Paranà, Felipe, Rizzitelli, ancora Felipe, Tonetto di petto, Paranà di petto, Tonetto di testa, si allunga Felipe, Tonetto si scontra con Paranà, poi in due tempi riesce a ripristinare la situazione. Paranà, Tonetto, Paranà di testa e c'è il punto, 8-1. Ha urlato come l'urlo del gladiatore Paranà, eccolo qui, colpo di testa vincente a non lasciare scampo agli avversari, poi grinta da vendere, siamo sull'8-1. È pronto lui, Paranà, a rimettere in gioco il pallone sull'8-1. Felipe, Rizzitelli, ancora Felipe, Tonetto s'allunga, Paranà questa volta sbaglia, 8-2. Paranà chiede anche scusa subito a Tonetto, uno dei pochi errori di questo match da opera di Paranà, eccolo qui, vedete, è saltato in maniera scomposta, non è riuscito più a trovare l'equilibrio per poter mandare il pallone al di là della rete, quindi siamo sull'8-2. Parte Felipe, ancora Paranà, Rizzitelli, 9-2. Entra Bruninho al posto di Ruggero Rizzitelli e si compone così la coppia più giovane di brasiliani per in questo torneo, Bruninho Felipe. Pronto Tonetto, Felipe, Bruninho, Felipe, e c'è il punto del 9-3. Positivo l'ingresso di Bruninho, vanno a sistemare il pallone, poi pronto Bruninho alla battuta, Paranà, Tonetto, Paranà sbaglia, 9-4. Altro punto, 4-9. Pronto Bruninho, qui inquadratura del pubblico, presente qui al Fantini Club, in diretta su PMG Sport e sulla pagina Facebook Foot Volley World Stars 2018. Paranà, e qui c'è il punto, del 10-4. Cambio campo che avviene in questo istante. Eccolo qui il punto ad opera di Paranà. Applausi che arrivano anche dal Fantini Club di Cervia, tanto Eduardinho sta continuando a scaldarsi, questi invece Paranà e questi invece il duo composto da Bruninho e Felipe. Vai Paranà, è pronto lui a riprendere il gioco, Felipe, Bruninho, Felipe, acrobazia, Tonetto respinge, Paranà per Max Tonetto, colpo di testa, Bruninho, ordinaria amministrazione per lui, eccolo qui Bruninho e trova il punto vincente, 10-4. Anche il net aiuta il giovane brasiliano, 10-5, scusate, rettifichiamo. È pronto adesso Paranà, Tonetto, ancora Paranà di testa morbido,
Bruninho, alto colpo di testa, parole fuori, 11-5. Si dispera Bruninho, vedete, salito sì in alto per colpire questo pallone, però ha messo la sfera al di fuori del rettangolo di gioco. Bruninho, Paraná, Tonetto, Paraná, morbido, 12-5, tutto troppo facile in questa fase di gioco. Proiettati verso il primo set. Eccolo qui, vedete, troppo campo libero per poter depositare il pallone a terra, schiacciarlo. Qui volè alla meglio Felipe, 12-6. Acrobazia di Felipe vincente, saltata in aria anche Paraná, ha perso il duello aereo e dunque il punto va al team di Rizzitelli in maglia arancione. Edoardino rimane ancora ai box, scambio di battute con Paraná che gli ha fatto segno ancora di rimanere in panchina. Tonetto, Paraná, qui salta vuoto, 12-7. Paraná 7-12. Intanto Edoardino è pronto quasi a entrare in campo. Paraná, Tonetto, ancora Paraná, respinge Felipe, Bruninho, Felipe, Paraná, Tonetto, Paraná di testa, morbido, Bruninho, Felipe, Bruninho, Tonetto lascia sfilare e il pallone è dentro e quindi siamo sul 12-8. Vedete il replay, Bruninho non perdona, proprio lui l'incaricato della battuta. Paraná non ce la fa più, è abbastanza stanco Paraná, troppi errori negli ultimi minuti. 12-9, entra Edoardino ed esce Tonetto, quindi cambio campo e quindi di campo ci saranno Edoardino e Paraná da una parte e dall'altra, Felipe e Bruninho. Ecco qui il punto prima del cambio campo, Edoardino, Paraná, Felipe, Edoardino, Paraná, Edoardino è più fresco rispetto al compagno, Edoardino, Felipe, Bruninho, grande acrobazia di Felipe, 12-10, accorciano le distanze, sono portate a meno 2 dai rivali in maglia fucsia, capitanati dalla guest star Max Tonetto. Edoardino di testa, Bruninho, Felipe, scambio tra i due brasileri, poi Paraná, qui colpo sotto di Felipe in acrobazia, kung fu, colpo da kung fu, guardate, perfetto, a trafiggere il nemico. 12-11, partita riaperta, positivo l'ingresso di Bruninho da una parte, Paraná appare un po' stanco, intanto Edoardino colpisce in pieno Bruninho, ancora Bruninho, Edoardino, Paraná, Edoardino e rispinge Bruninho, colpo di tacco di Bruninho, Edoardino, Paraná, Edoardino di testa, Bruninho, Felipe, il pallone non ne vuol sapere di cascare a terra, Paraná, si infiamma il pubblico del Fantini, Paraná non va, 12-12. E qui Bruninho, Felipe chiama l'urlo del pubblico, intanto il replay ci aiuta a vedere il colpo di testa sbagliato di Paraná, e ripeto, valutazione tecnica, passo molto stanco. 12 pari, Ruggero anche carica i due ragazzi, Edoardino, Paraná, Edoardino, ma la difesa respinge, attentissima, Paraná, palla sulla riga dentro, 13-12 e questa volta 12-12. Paraná prende le misure del terreno di gioco e siamo sul 13-12. Volta incredibile, ripassa davanti il Brasile Rosa, 3-2. Che partita, tutto pronto, è pronto adesso Edoardino, parte lui, Bruninho, Felipe,
Ancora Bruninho, Paraná 13 pari. Del torneo di Paraná 13 pari. C'è ancora la soluzione in diagonale, Bruno. Tutto perfettamente in equilibrio in questa finale, assolutamente in equilibrio. Felipe, Eduardinho, Paraná. Eduardinho, Felipe, Bruninho. E c'è il punto di Bruninho. Scambio di 5 con Felipe, 14-13. Prima volta che passo di vantaggio. Gli uomini di Rizzitelli, maglia arancione. Caccia di telecamere. Bordo campo, foto. Eduardinho, Bruninho, Felipe, Bruninho, non perdona, 15-13, e cambio campo sul 15-13, Bruninho, guardate qui, fa vedere Eduardinho che anche lui non è da meno in fase di acrobazia, 15-13. Duello tutto brasiliano in questo primo set. Ricordo che si giocheranno 3 set. 15-13. Eduardinho. Eduardinho alla meglio. 15-14. Contro Shaq. Vedete il piede di Eduardinho che è la meglio della testa di Bruninho. Paraná, Felipe, Bruninho, Felipe, Paraná, Eduardinho, ancora Paraná, Bruninho, Felipe, Eduardinho, Paraná, Eduardinho, respinta corta, Felipe, e poi Bruninho, troppo lontano per poter dare forza alla sua acrobazia, Paraná, Eduardinho, Paraná, e qui c'è l'errore. 15 pari. Bruninho ha cercato di prendere questo pallone, si è scontrato contro il tabellone pubblicitario. Time out per la chiamata di Bruninho. 15 pari, vedete Bruninho che poi si è scontrato contro il tabellone pubblicitario. La regia tanto ci rende omaggio di alcune immagini dei qui presenti. Pian piano si è riempito l'impianto qui del Fantini Club. Eduardinho e Paraná, tattica di gioco. Stanno studiando lo spettacolo migliore per il Fantini Club, si mettono d'accordo. Guardatura anche dall'alto, è possibile gustare al meglio il panorama di questo scenario chiamato Foot Volley. Diretta streaming su PMG Sport, lo ricordo ancora una volta, e su Facebook alla pagina Foot Volley VS World Stars 2018. L'arbitro richiama i giocatori in campo in questo momento, si ripartirà dal 15 pari. Siamo alla finalissima per il primo e secondo posto della parte, team guidato dalla guest star Rizzitelli, maglia arancione, dall'altra parte il team guidato dalla guest star Maxi Tonetti, maglia fucsia. È pronto Paraná a rimettere in gioco il pallone. Fischio il direttore di gara. 15 Paraná al servizio. Felipe, Bruninho, Felipe, Eduardinho, eccolo qui Eduardinho, 16-15, scambio con Paraná, una lunghezza di vantaggio ma lui è ancora scritto in questo primo set. È pronto Paraná a riprendere il gioco. Stiamo assistendo appunto a uno scambio di battute tra i due compagni di squadra. Aspettiamo il fischio del direttore di gara per la ripresa del gioco che sta per avvenire in questo momento. Sul punto di battuta troviamo Paraná, mentre la regia ci aiuta anche a vedere qualche
immagine curiosa. C'era Felipe che si stava pulendo il viso, un po' di sabbia appunto che aveva coperto il viso, soprattutto era finita negli occhi, quindi è dovuto un attimo sciacquarsi la fronte con l'acqua. E tanto c'è il pareggio di Felipe, 16-16. Bruno e Felipe di nuovo in parità, 16 pari. Pronto Bruninho, Paranà, Eduardinho, Paranà, Bruninho respinge, poi Eduardinho, Bruninho protesta, e il punto viene assegnato al team di Rizzitelli. Secondo il direttore di gara, Eduardinho ha commesso invasione, sta protestando con il direttore di gara. L'arbitro ha visto il tocco della rete. Forse sembra che abbia che dia la si rifà tutto, chiede la ripetizione perché anche lui non è sicuro, anche lui non è sicuro di quello che ha visto, e quindi verrà ripetuto il tutto. Guardate per play, facciamo un applauso per play tra Eduardinho e Felipe. Nonostante si stia giocando la finale, tutto da rifare. Tutto viene la correttezza in campo. 16 pari. 16-16. Battono infatti Felipe e Bruno. Stanno battendo loro. Pallone che viene restituito dunque agli avversari, parte Bruninho. Eduardinho, Paranà, Eduardinho, Bruninho, Eduardinho, Paranà, Eduardinho, ancora cerca la botta finale, poi Bruninho, Eduardinho, Paranà, Eduardinho, e c'è il punto del 17-16. Qui vedete il replay e poi ha questo modo di esultare della serie, fatemi sentire il vostro urlo, la vostra gioia, come usava a fare Luca Toni ogni qualvolta segnava. Uno dei primi a farlo in Italia in verità era Marco Del Vecchio. Felipe, Bruninho, Felipe, pareggio, 17-17. Entra ancora parità, 17 pari. Accarezza con la pianta del piede Piombo nel campo rosa. Pronto Bruninho, Eduardinho, qui in qualche modo viene salvato questo punto. Paranà, Eduardinho, Paranà di testa, fine, Bruninho, qui è Felipe a ingannare l'avversario. 18-17, cambio campo nel frattempo. Hanno schiacciato giù il pallone, ma quello gli aiuta, all'età 18 anni. Cambio campo, cambio campo nel frattempo. Eduardinho al servizio della Coppa in particolar modo molto arrabbiato per aver subito il nuovo vantaggio da parte della formazione avversaria. Intanto viene chiamato il time out. 18-17 per la Coppa più giovane del torneo. Qui alcune foto prima del match, poi le azioni che hanno visto protagonisti giocatori in campo. Questa è quella di Eduardinho, questo è il pareggio di Felipe. Non si immaginare il secondo set come sarà questo cambio antipasto. Sempre tra Paranà e Eduardinho, che regna nel questa finalissima 18-17, punto a punto praticamente da quando sono scesi. Altro punto sempre di testa, Tonetto e Ruggero. Qui era stato Tonetto ad eseguirlo, qui il pallone consegnato direttamente tra la rete. Intanto, e poi altro punto di Paranà con Tonetto. Pubblico inquadrato,
il football, vuole che questo, quando accade, il Fantini esplode, batte le mani per i campioni. Sta per riprendere il gioco, siamo sul 18-17 per il team di Tizzitelli. Pronto a ricominciare, 18-17. Vedete inquadratura per Paranà, parte Felipe, Eduardinho, Paranà, Eduardinho, c'è Felipe che ha recuperato questo pallone, poi Bruninho, mamma mia cosa ha fatto Bruninho, rovesciata spettacolare, fa vedere i muscoli di Bruninho, che recupero e che rovesciata. Mamma mia, tra gli applausi del pubblico, 19-17. Quella fortuna che aiuta solo gli audaci. 19-17. Felipe. Felipe al servizio. Eduardinho, Paranà. Eduardinho, c'è il punto. 19-18. Cambio di battute tra Paranà e Eduardinho. Paranà al servizio. Paranà, Bruninho. Ancora Bruninho, non perdona. 20-18, match point per il team di Rizzitelli. 20-18, primo set point. Guardate Bruninho. Ma Bruninho la battuta. Eduardinho, Paranà. Eduardinho, c'è il punto. 20-19, annullato il primo match point per la squadra di Rizzitelli. Eduardinho attacca praticamente tutte le palle. Eccolo qui Eduardinho. 19-20. Vedremo un altro set point per Bruno Felipe. Alla battuta Eduardinho. Bruninho, Felipe, c'è il punto, 21-19, primo round vinto dalla squadra capitanata Ruggero Rizzitelli. Ricordiamo che se nel secondo set dovesse ancora trionfare il team di Rizzitelli non si giocherebbe il terzo set, quindi adesso siamo un set a zero. Poi inizierà il secondo set, alcune immagini regalate dalla regia con l'esultanza di Felipe. Bruninho decisivo nella seconda parte, fa il suo ingresso in campo al posto di Rizzitelli. Rizzitelli continua a dialogare anche con il pubblico qui presente. Queste alcune immagini prima del fischio d'inizio, punti decisivi con Tonetto che era partito titolare, poi Paranà che segue la prima acrobazia, a rispondere c'è Felipe che di testa inganna proprio Paranà. Ancora Felipe protagonista, Paranà recupera il pallone, scambia con Tonetto, colpo di testa a Beffardo per il nuovo vantaggio. Felipe, Paranà, Tonetto, colpo di testa vincente, angolato. E poi il recupero qui di Felipe per Bruninho, ma spedisce il pallone direttamente sulla rete e qui Paranà non perdona per ancora punto iniziale, momento iniziale che ha visto i giocatori in maglia fucsia portarsi avanti, poi più piano per il pallone. Qui uno dei tanti duelli vinti da Felipe in acrobazia. Per il secondo set Ruggero inizia di nuovo gli scaldamenti. Poi guardate ancora una volta Felipe, grinta da vendere, tutto pronto per il secondo set. L'arbitro Gaspar si avvicina a Ruggero Rizzitelli. La partita sarà ai 18 punti con solo giocatori brasiliani in campo. Fair play prima dell'inizio del gioco. Paranà e Tonetto da una parte, dall'altra Felipe Rizzitelli. Si inizia Fantini, tutti concentrati.
alla battuta Rizzitelli, Toletto, Paralà, Toletto, Rizzitelli, Felipe, 1-0 per il team di Toletto. La battuta Tonetto, Felipe, Rizzitelli, ancora Felipe, sbaglia l'appoggio, siamo sul 2-0. Non è facile ritornare a ritmo di gioco quando si è stati fermi magari 20 minuti, gli altri invece sono caldi. Tonetto, Rizzitelli, Felipe, Rizzitelli, morbido, Paranà si estende, Tonetto! In qualche modo riesce a far passare il pallone di là della rete, poi Felipe mette sul fondo 3-0. Sembra che si stia recitando il copione del primo set. Anche allora era partita forte la formazione di Toletto, portandoci addirittura sul 6-0. Adesso siamo sul 3-0. Tanto Rizzitelli, Paranà, Toletto, Paranà, pallone fuori 3-1. Eccolo qui, quadratura per Toletto. È pronto Felipe. Alza questo pallone. Paranà. Troppo morbido. Rizzitelli. Felipe. Toletto. 3-2. Astutamente gioca una palla diagonale stretta. Non fa nulla Max. Sì, non perdona Felipe. Toletto e Paranà. Parte Felipe, Paranà, Toletto, Felipe, Toletto, sbaglia il passo di ripiego, 3-3. Non può nulla Max. Dalla 0-3, 3 pari, hanno recuperato tutto. Toletto, Paranà, di testa, morbido, si arriva Rizzitelli, poi Felipe, 4-3. 4-3, cambio campo. Tenta il recupero Paranà di cambio campo. E Toletto Fantini con quelle mani, fatti sentire, fatti sentire. Vedete alcune immagini della regia, ci mostra delle play interessanti. Adesso siamo pronti appunto per la ripresa del gioco. È pronto Felipe, qui sto primo piano per Rizzitelli. Paranà, servito a Toletto, Rizzitelli, Felipe. Ancora Rizzitelli di testa, Toletto respinge, no, ancora Toletto con l'aiuto della rete, Rizzitelli, Felipe morbido e c'è il punto, 5-3. Di Ruggero, 5-3, due lunghezze di vantaggio. Ora Felipe al servizio. Felipe, Paranà. Ancora Paranà di testa, Rizzitelli risponde, Rizzitelli ancora in avanti, Toletto, Paranà, Toletto, Rizzitelli, Felipe sulla rete, 5-4. 5-4 per l'appunto, replay, Felipe che aspetta il pallone sulla rete. E appunto Paranà. Toletto, Rizzitelli, ancora Rizzitelli, morbido, Paranà, grande recupero, Toletto, Paranà, Felipe, Rizzitelli, Felipe, morbido, Paranà sbaglia qui, 6-4. Qui Eduardini sta motivando Paranà. Rizzitelli, Toletto, Paranà, Toletto, Rizzitelli, con Rizzitelli 6-5. Alzata di Felipe dentro la rete, non può nulla Ruggero, il quale dice al suo compagno non ti preoccupare, perché sarà la seconda palla sbagliata da Felipe. Siamo sul 6-5. Arrivato qua in Italia. Parte Paranà, Felipe, Rizzitelli, ancora Felipe, Toletto, Paranà, Toletto, Felipe, Rizzitelli, ancora Felipe, Toletto, respinge di testa, Paranà alza il pallone, Toletto, al di là della
rete Rizzitelli, sempre di testa. Tonetto Paranà riesce ad alzare in qualche modo. Rizzitelli, Felipe, Tonetto respinge, Paranà per Tonetto, servizio perfetto, Rizzitelli risponde presente, ancora Rizzitelli di petto, Paranà, Tonetto, Paranà di testa, Felipe risponde, pallone fuori e poi Paranà sbaglia. 7-5. Applauso per Felipe Rizzitelli. Eccolo qui il recupero, vede Felipe è arrivato su questo pallone, Paranà c'è arrivato dall'altra parte ma in maniera scordinata. 7-5. C'è un problema per Felipe. Ovviamente quando ha battuto, vedete, è rimasto a terra. Inizia ad avere i crampi Felipe, lo aiuta Rizzitelli in questo momento, primo piano invece per Tonetto e Paranà. Time out, intanto applausi per Felipe, è arrivato davvero dappertutto Felipe, quanti palloni ha preso, non ha fatto cascare a terra, niente, non ha lasciato nulla al caso. Siamo sul 7-5, adesso si rialza. Facciamogli sentire il nostro calore. Intanto si dissetano anche dall'altra parte i giocatori, Intonetto, Paranà, Eduardinho. Ricordiamo che eventualmente piedi in panchina. L'atleta brasiliano con l'altro atleta brasiliano è importante che stia in campo di gioco. Fino al nono punto. 7-5. Parte Felipe, Paranà, Tonetto, Paranà, c'è il punto, 7-6. Vedete il punto decisivo di Paranà, 7-6. Parte Tonetto, Rizzitelli, Felipe, ancora Rizzitelli, Tonetto, Paranà, Tonetto, Felipe, Rizzitelli, Felipe, Tonetto, Paranà, ancora Tonetto, Rizzitelli respinge, poi va a colpire, Paranà di testa, 7 pari. Non può nulla, Ruggero. 7 pari, cambio campo. Cambio campo. Tanto si tocca ancora il flessore Felipe, speriamo non sia nulla di grave. Sente ancora tirare Felipe, impressione che abbia un problema muscolare, che non siano i crampi, valutazione ovviamente personale, poi vedremo con il proseguo del match. Intanto si riprende su 7 pari con Tonetto, Rizzitelli, Felipe, Rizzitelli, Paranà qui sbaglia, 8-7 per il team di Rizzitelli. Guardino scalpita a bordo campo, non vedo l'ora di entrare. Pronto Rizzitelli, Tonetto, Paranà, Tonetto, Rizzitelli, Felipe, ancora Rizzitelli, scambio con Paranà, Felipe recupera, Rizzitelli, Felipe, Paranà, Tonetto, Paranà, c'è il pareggio, 8 pari. Eccolo qui il punto del pari mostrato dalla nostra regia. Paranà va alla battuta, decreterà anche l'entrata del primo brasiliano in campo. Parte Paranà. E si fuori e un grande, siamo a 9-8, esce Tonetto, 9-8 per il team di Rizzitelli, entra Eduardinho a posto di Tonetto. Felipe Ruggero, Brasile 2, Eduardinho, Paranà, Felipe, Rizzitelli, ancora Felipe, tocco morbido, Paranà, Eduardinho, spegne la rovesciata, poi Rizzitelli,
Felipe Paranà sbaglia, 10-8. Eccolo qui il replay. Paranà c'è passo molto stanco. Tanto Bonigno scalpita a bordo campo. Pronto Felipe. Eduardinho. Eccolo qui Eduardinho. Punto decisivo. Siamo sul 19. Esce Rizzitelli e adesso entra Bruninho. La grinta di Rizzitelli nel dire a Bruninho: mi raccomando, vincete, non mollate. Fa la battuta Eduardinho. Bruninho scambia con Felipe, ancora Bruninho. Qui si disturbano Eduardinho e Paranà. Felipe, Bruninho, ancora Felipe, tocco morbido, 11-8. Eccolo qui il replay, stop di petto, colpo di testa vincente di Felipe. Bruninho, Eduardinho, Paranà, Eduardinho, grande salvataggio di Bruninho, Felipe, Bruninho, pallone fuori. Grande applauso lo stesso a Bruno. Questo, ecco qui, replay, cambio di campo. Brasile in maglia arancione. Martini, facciamoci sentire nel cambio campo. Battiamo le mani per questo. Applauso del pubblico. Siamo sull'11-10 per il team di Rizzitelli. Adesso ci sono tutti e quattro i brasiliani in campo. Eduardinho, Paranà da una parte, dall'altra Felipe, Bruninho. Parte Paranà, Bruninho, Felipe, Bruninho di testa, Paranà si allunga e prende il pallone. Scambia con Eduardinho, Paranà, Bruninho, Felipe, ancora Bruninho di testa. Pallone fuori. La palla di Tijuca. 12-10. 12-10 al momento. Anzi, pallone vincente per il 12-10. Le frecce ha mostrato appunto che il pallone è entrato, non è uscito, quindi 12-10. Eduardinho, volé! Respinge Bruninho in qualche modo, poi Felipe se prendeva anche questa, ma sarebbe stato bellissimo, monumentale. 12-11, eccolo qui, Eduardinho che vola in cielo. Quindi sistemato il campo. Un attimo di pausa e si riprende. Eduardinho, Bruninho, Felipe. Ancora Bruninho di testa e c'è il punto. 13-11. 13-11. Per il Brasile 2 in canotta arancione. Pronto Bruninho. Eduardinho scambio, ma ha toccato la rete. L'arbitro però segna il punto al team di Rizzitelli. 14. Allungano 14-11. Eccolo qui Bruninho. Eduardinho, Paranà. Eduardinho. Qui recupero di Felipe. Felipe poi non riesce ad arrivare sul pallone. 14-12. Quella di Bruno. Felipe tenta il tuberao ma non crocia la palla. Vedete, Felipe aveva recuperato questo pallone, poi ha provato la volée, scordinato al momento della battuta, comunque si è ripreso. Intanto Eduardinho, e qui sbaglia proprio quest'ultimo. Bruno, non con nulla Eduardinho. 15-12. Pronto Bruninho alla battuta.
Eduardinho. Paranà, Eduardinho. Grande sciarpe di Eduardinho. Prendono anche Bruninho. Questa, Eduardinho. Paranà, Eduardinho. E c'è il punto. Per la squadra in canata rosa. Vedete il replay. Anche il cambio campo. Eduardinho non perdona. Cambio di campo. Viene subito. Eduardinho al servizio. 15-13. Eduardinho. Felipe. Bruninho. Felipe Morbido. C'è il punto. 16-13. 16-13. Vedete il Lepe Paranà. Non si dà pace. Bruninho. La battuta. Eduardinho. Paranà. Eduardinho. 16-14. Ancora chiudere il punto. 14-16. Pronto Paranà. Eccolo qui, primo piano di questo punto di Eduardinho. Paranà. Felipe! Grandissimo! Felipe. Grande acrobazia! 17-14! Ancora con uno shark corto. Grandissimo! Shark attack! Per lui! È pronto! Tutti gli attacchi, corda, Felipe! Shark attack! Eccolo qui! Pazzesco cosa ha tenuto Felipe! Ancora una volta ha preso Bruninho! Eduardinho, Paranà, e c'è il punto, 17-15. Questa schiacciata stile volleyball. Da parte di Paranà, the play. Eduardinho, Paranà, testa vincente. Ricordo che siamo sotto di un set, quindi devono assolutamente conquistare questo set per poter accedere al terzo e vedere di giocarsi la finale. Eventuale pella sarebbe solo tra i brasiliani, ricordiamolo. Felipe, Bruninho. Felipe, c'è il punto! 18-15, Felipe! Limite libili della barra di Tijuca, 18-15. Cambio, carezze con Bruninho. Replay, a cura della nostra regia. Zampata vincente, shock attack. Bruninho continua a dialogare con il compagno. Pronto. Eduardinho, Paranà. Eduardinho di testa. Felipe risponde. Bruninho. Vola Felipe. Eduardinho. Paranà in qualche modo. Felipe. Bruninho. Altro colpo sotto di testa di Felipe. 19-15, replay. Paranà disperato con il shark attack a cercare di bloccare i colpi di testa di Felipe, ma ha avuto la meglio. È pronto Bruninho. Paranà, Eduardinho non perdona. 19-16. Enesimo punto in shark. Cambio campo. Cambio campo. Bruninho e Felipe. Siamo sul 19-16 della vittoria. Gli unici che non vogliono andare alla bella sono loro due. È pronto Paranà. Felipe. Bruninho. Eduardinho. Paranà. Eduardinho tocca la rete. Tocca la rete. Allora siamo sul 20-16. Il punto va al team di Rizzitelli. Eccolo qui, replay. Sì, ha toccato la rete. 20-16. Attenzione, inizia l'urlo d'accompagnamento del pubblico. Fase finale. Fase finale. Paranà, Eduardinho, e c'è il punto. 20-17. Evitato il primo match point. Manca davvero poco alla vittoria del team 17, di Rizzitelli, 20-17. Annullano il primo,
Ma abbiamo ancora a disposizione 3. Eduardinho. Paranà. E c'è il colpo vincente! 21-17! Il team di Vizzitelli si aggiudica la World Star Football Volley 2018. L'abbraccio tra Felipe e Bruninho, commossi per questa grande vittoria, tra l'applauso del pubblico qui presente al Fantini Club, e vittoria per il team di Vizzitelli che sconfigge in finale il team di Tonetto, composto da Eduardinho Paranà, che è stato sconfitto dal duo di Vizzitelli, composto dai due brasiliani più giovani di questo torneo, Felipe e Bruninho. Stavamo guardando appunto l'esultanza da parte dei giocatori brasiliani in maglia arancione. 2-7-0, e dunque non c'è bisogno di disputare il terzo. Adesso viene allestito il podio per premiare, oltre che i vincitori, i secondi e i terzi di questo torneo. Un grande applauso va all'organizzazione, al lavoro dei nostri registi, coloro che ci hanno accompagnato in questi due giorni di Tour de Force. Ricordiamo, in diretta su PMG Sport, ma anche sulla pagina streaming di Facebook, Foot Volley World Stars 2018. Tante stars accorse qui a Cervial, Fantini Club, Massimo Oddo, Tonetto, Agostini, Vizzitelli, Perrotta. Ecco qui, gli organizzatori stanno portando anche lo champagne in campo, tutto pronto per la premiazione. Continuano ad allestire appunto i premi. Pian piano stanno arrivando anche i protagonisti per ricevere, per appunto, il meritato premio. Complimenti di Anderson a Felipe, l'abbraccio anche tra loro due, inquadratura dall'alto ad opera dei registi. Siamo qui a raccontarvi la premiazione, vedete ancora altre inquadrature con Bruninho che saluta tutti, tutto il pubblico presente va a prendersi il 5 da tutti gli spettatori giunti al seguito qui al Fantini Club. Passa anche davanti alla nostra postazione, lo salutiamo anche noi, gli facciamo gli applausi, perché davvero il team di Vizzitelli, che tra l'altro è composto la coppia più giovane di brasiliani di questo torneo, ha meritato la vittoria. E arriva anche la foto di rito con uno degli spettatori presenti qui in tribuna davanti alla nostra postazione, gli facciamo gli applausi anche noi. Ebbene, stiamo per arrivare alla premiazione finale. Ringraziamenti anche di Bruninho agli organizzatori. Un applauso va anche da parte mia, qui in diretta su PMG Sport, diretta streaming, ma anche sulla pagina Facebook di Foot Volley World Stars 2018. Guardatura sul pubblico che ha applaudito appunto la coppia di vincitori, ma anche tutti gli altri protagonisti di questo edizione che si è svolta qui al Fantini Club di Cervia. Davvero un'edizione fantastica, inquadratura anche per i premi che vi dicevo poc'anzi. Davvero gli organizzatori non sono fatti mancare nulla per questo torneo. Stiamo aspettando solo che appunto i protagonisti vadano verso il podio per poter ricevere l'ultimo applauso del pubblico qui presente e poter chiudere poi questa diretta, ringraziando in anticipo anche da parte mia gli organizzatori e coloro che ci hanno dato una mano a questo fantastico evento e ci hanno dato anche l'occasione di commentarlo. Ricordiamo, salutiamo gli amici di PMG Sport, ma anche gli amici di Facebook che ci hanno seguito in questi due giorni di dirette, della pagina in particolar modo di Foot Volley US. Organizzarsi per premiare queste tre coppie. Allora, aspettiamo solo che per l'appunto si possano spostare verso il podio i protagonisti. Alta inquadratura dall'alto che ci regala la regia. Questo è il campo dove si è svolto tutto il torneo qui al Fantini Club. Ancora un attimo di pazienza, primi piani per i protagonisti. Vedete Agostini, vedete poco più là Massimo Oddo in maglia verde. Il pubblico tra i bambini. Tutto ormai pronto per la premiazione.
e adulti, davvero c'è stato da divertirsi come non mai, sperando di poter aver avvicinato tantissimi altri appassionati di sport in generale, ma tantissimi curiosi a questa nuova disciplina che in Italia deve prendere ancora il via. Invece all'estero, come avete potuto vedere, tanti brasiliani a corsa, ha già preso notevole importanza. Abbiamo visto delle cose spettacolari, soprattutto da parte dei brasiliani invitati non a caso a prendere parte a questo torneo. I complimenti sono meritati davvero per tutti. E poi abbiamo assistito alla presenza di calciatori nostrani che hanno caratterizzato la storia del nostro calcio, in particolar modo di Serie A, Serie B e Serie C. Parliamo di Massimo Agostini, Ruggero Rizzitelli, di Simone Ferrotta, campione del mondo, Massimo Otto, campione del mondo, e poi tantissimi altri protagonisti. Poi abbiamo anche appunto le immagini particolari che ci giungono dal mare, curati dai nostri registi, attentissimi davvero in tutto, anche nei minimi particolari. Non ci hanno mai fatto mancare un replay o qualche curiosità inerente a tutti i match che abbiamo avuto modo di commentare. Più di una trentina in questi due giorni. Poi avrete modo anche di leggere qualche curiosità in più sulla pagina Facebook di Footvolley VS, qualche foto, anzi tutte le foto di questo torneo le potete vedere, oltre che la pagina Facebook, anche sul canale Instagram Footvolley World Stars. E poi ovviamente su PMG Sport avete l'occasione di leggere l'articolo qui del nostro collega, e che salutiamo, Nicola, ma anche su principali quotidiani italiani, perché il servizio è stato fatto anche all'interno di Sky Sport 24 in questi due giorni. Davvero importante. Ancora le immagini si giungono in zona premiazione, immagini dall'alto, rivediamo il campo e il miglior giocatore del torneo, Felipe, a mio modo di vedere, davvero non si è fatto scappare un pallone, anche quelli improbabili li ha tutti raccolti per poi rialzarsi, nonostante abbia avuto anche un problema muscolare, soprattutto nel secondo set di questa finalissima, e rendersi nuovamente protagonista nel migliore dei modi. Paraná, a mio modo di vedere, ha avuto qualche diciamo acciacco che ha condizionato un po' la finale, si è notato soprattutto la stanchezza in Paraná. Ma occorre dirlo, la coppia più giovane dei brasiliani, formata appunto da Bruninho e da Felipe, che componevano il team di Rizzitelli, ha meritato davvero di vincere questa finale. Allora stiamo per giungere alla premiazione, vediamo se riusciamo ad avere proprio l'attenzione sui protagonisti che stanno sfoggiando delle maglie. Vediamo, stanno anche facendo delle foto di rito, che tra poco vedete anche sulle pagine Facebook ufficiali di questo evento. Arrivano anche le azioni salienti di questo match. Paraná qui non ha avuto niente sullo stacco di Felipe. Vedete ancora una volta Felipe protagonista nel migliore dei modi. Paraná qui alza per Tonetto, ancora Paraná di testa compie il punto e Felipe Paraná Tonetto, grande punto qui di testa angolato. E poi guardate il recupero qui anche di Felipe ancora una volta, poi non ce la fa più, batte il pallone contro la rete. Davvero applausi a scena aperta per questa due giorni di forza. Finalmente si parte con le premiazioni, si inizia dalla quarta, capitanata dal Condor Agostini, Brasile in maglia grigia. Condor Agostini, Raffaele Ete, Condor Agostini, Fonseca e Longo vanno a prendersi l'applauso del pubblico, che qui l'inquadratura in primo piano anche per loro, con l'accompagnamento delle trombette e della musica. Prendono il meritato applauso. Quarto posto, premiazione a cura di Claudio Fantini, premia il quarto posto ottenuto dal team del Condor, Massimo Agostini. Ecco qui i premi distribuiti proprio da Claudio Fantini. Foto di rito, eccola qui, protagonisti in azione, primo piano per la maglia e poi primo piano per i quarti classificati, che rimangono lì in zona postazione
Compagine, terza classificata, capitanata da Brasile di Massimo Oddo. Arriva la terza classificata, capitanata dal Brasile di Massimo Oddo. Anderson e Zappa fargli compagnia. Eccoli qui, stanno entrando in campo, vedete l'ex campione del mondo Massimo Oddo. Campione d'Europa con il Milan nel 2007 e nello stesso anno anche campione del mondo sempre con il Milan, vincendo l'Intercontinentale. Eccolo qui Massimo Oddo. Sale sul podio. Terza posizione per premiato sempre da Claudio Fantini. Foto di rito che accompagnano appunto lo scenario. Secondo gradino. Abbiamo l'opportunità di fare la foto. Vedete il primo piano per le maglie, per la bandiera esposta dal team in maglia verde. Oddo che scherza con i compagni e arriva la premiazione per il secondo posto, capitanati da Max Tonetto con i due mostri Paranà e Eduardino a fargli compagnia nella scuderia in maglia fucsia. Eccoli qui Tonetto, Paranà e Eduardino, secondi classificati dopo una finale splendida giocata. Agli uomini in maglia fucsia, applausi a scena aperta per quello che ci hanno fatto vedere in campo. Vengono premiati ora. Ecco qui, primo piano meritato. Paranà, Tonetto e Eduardino. I fotografi chiedono un attimo di pazienza per poterli immortalare nel migliore dei modi. Giustamente. Tanto anche Fantini, Claudio, regala loro il premio che esporranno tra poco. Intanto immagini che giungono dall'alto. La spiaggia, gli ombrelloni. E poi il campo da dove vi abbiamo raccontato, scenario dietro del grattacielo e del mare, tutto splendido, davvero. Eccolo qui, il primo piano, Fantini Club. Foto di rito anche per la seconda piazza. Seconda classificata. Ecco qui, adesso si aspetta solo l'ingresso in campo dei primi, coloro che hanno ottenuto la vittoria in questo torneo. La coppia più giovane brasiliana formata da Felipe e da Bruninho, capitanati da Ruggero Lizzitelli. Ecco qui, arriva l'applauso da parte del pubblico di tutti i concorrenti. Ecco qui, la musica si accompagna nella premiazione dei vincitori di questo torneo. Fantini, nome una garanzia. Ecco qui. Si premia. Salgono sul podio. Che ha vinto il team arancione. Che riceve a vincere l'omaggio da parte di Federico Fantini. Il fotografo che chiede giustamente di fare una foto ai vincitori. Per poter immortalare il momento, lo scatto fotografico più importante. Applauso anche per Federico Zanni, organizzato questo torneo. Grande applauso Federico che sta arrivando. Eccolo qui Federico Zanni, che salutiamo anche noi. Eccolo qui. Va a prendere la targhetta ricordo per i vincitori. Non lascia nulla al caso anche Federico. E qui la foto da ricordare, da immortalare, da prendere in casa come ricordo, poster da camera. Il ricordo più bello per i brasiliani, qui in Italia, aver ottenuto la vittoria con l'amico Ruggero Lizzitelli. Bomber di Cesena, Torino. Ancora un grande applauso, Roma, per tutte e quattro le squadre. Applauso per quattro le quattro compagini da quattro grandi atleti: Massimo Oddo, Fondo D'Agostini. Adesso arrivano anche i bambini a far compagnia ai vincitori. Rubens Pasino. Siamo pronti, Ruggero, per stappare la bottiglia. Ecco qui, sta arrivando il momento per stappare la bottiglia della vittoria. Eccolo qui, Lizzitelli festeggia
aprendo appunto la bottiglia della vittoria e ricevendo l'applauso del pubblico. Poi fa partire appunto il bagno di spumante tra la folla e giustamente ne succede già un po' anche lui, poi lo passo a Paranà. Ecco qui, siamo addirittura da riva, salgono sul podio i vincitori, vanno a comporre il podio dei primi tre classificati, primi, secondi e terzi. Ovviamente parliamo del team di Oddo, del team di Tonetto e del team di Lizzitelli. Lo ricordiamo ancora una volta, ha ottenuto la vittoria di questo torneo foto di rito, ultima scatto tra organizzatori, e questa è la foto ricordo dall'alto dell'impianto dal quale vi stiamo commentando il tutto. Gli applausi a scena aperta in chiusura sulla coppia di organizzatori che ha portato il footvolley all'attenzione di tutti voi in questa due giorni qui a Cervia al Fantini Club. Sul questa dolce musica che ci accompagna nelle immagini finali di questo evento, un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno supportato e supportato in questi due giorni, una trentina di telecronache commentate, spero anche nel migliore dei modi da parte mia, che vi sia piaciuto anche da casa. Un saluto come non mai da Daniele Manuel.